Io esordisco con uno slogan: fuori la politica dalla scuola, Presidente. Prima il Presidente del Consiglio e le canzoncine cantate dagli studenti delle scuole. Poi l'ex ministro Kyenge che a ridosso delle elezioni europee scorrazzava per le scuole dello Stivale, da Bolzano a Lampedusa. Poi esponenti del Partito Democratico ultimamente che hanno fatto il tour delle scuole per far digerire le pseudo riforme del Presidente del Consiglio sulla scuola. E ieri la notizia di un tema in provincia di Vicenza da parte di un solerte insegnante che ha dato questo tema ai suoi studenti: persuadi un tuo compagno leghista che il fenomeno migratorio non è un problema bensì una risorsa. La senatrice Puppato applaude giustamente perché sapevo che da lì arrivava l'applauso. È vergognoso, signor Presidente, che le tasse che pagano anche i leghisti e soprattutto i leghisti, visto e considerato che le tasse solitamente vengono pagate da una parte di questo regno italico, le tasse vengono pagate per pagare determinati insegnanti che fanno politica all'interno delle scuole. Insegnanti inopportuni, insegnanti inadeguati, e quindi speriamo che questa riforma del Presidente del Consiglio serva anche per poter mandare a casa determinati insegnanti. È altrettanto vergognoso, Presidente, che il dirigente didattico affermi: è giusto che i ragazzi imparino a trattare le tematiche d'attualità, difendendo l'operato di questo insegnante. A questo punto da quest'aula, e glielo faremo avere in formato ufficiale, inviteremo l'insegnante a fare altri due temi, a proporre due temi. Il primo tema dal titolo «Gli immigrati, una risorsa per le primarie del Partito Democratico». Il secondo: sei contento tu e i tuoi genitori di pagare le tasse per accogliere i 170.000 invasori che il signor Alfano ci ha portato con Mare Nostrum? Io ricordo, e lo ricordo benissimo a tutti, quella studentessa di Rovigo che era stata sospesa dalla propria scuola per essersi permessa di dire la propria opinione sull'immigrazione che sta arrivando in questo momento nel nostro paese. Due pesi e due misure all'interno della democratica scuola. Speriamo che non sia la Partito Democratica Scuola Italiana. Grazie.